Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. L'altro giorno sono andato a Media World, ho fatto un giro così tra gli scaffali, non lo facevo da parecchio tempo, e con mia grande sorpresa ho notato la presenza di una infinità di Chromebook esposti. A me non serve comprarne uno, però mi sarebbe piaciuto poterlo provare. E mi sono detto tra me e me, vabbè, a me non serve comprarlo, allora che faccio? Allora io prendo il mio vecchio Chewy HeroBook che ho comprato 2 anni fa, anzi 2 anni e mezzo fa, a 160 euro e provo a metterci all'interno il Chrome OS. Ok, Google fornisce Chrome OS soltanto all'interno dei propri dispositivi e sembrerebbe essere impossibile poterlo installare su altri dispositivi se non ricorrendo a distribuzioni Linux con submesso anche il Chrome OS e in questo caso anche il Play Store. Ho pensato di inserire all'interno una derivata di Chrome OS che viene distribuita da Neverware e in questo caso si ha la possibilità di poter installare tutto quanto il sistema operativo di Chrome OS, o meglio Chromium OS, senza chiaramente il Play Store, però con la possibilità di poterlo personalizzare. Il risultato è questo. Ora, per chi non lo sapesse, Chrome OS e quindi anche Chromium OS è un sistema operativo pensato per far girare soltanto un'applicazione principale, che è il browser. Ma fateci caso, noi col browser possiamo fare tantissima roba e tra poco lo vedremo. Possiamo utilizzare Word, possiamo utilizzare la suite di Google per intero, quindi diciamo che per la maggior parte delle persone un sistema operativo di questo genere è più che sufficiente. Ma vi dirò di più, avendo la possibilità di far girare soltanto il browser e non essendo quindi pensato per aprirsi a tutti quanti gli altri programmi, generalmente il Chrome OS, quindi anche il Chrome, sono sistemi operativi leggeri, comunque robusti, comunque belli da guardare e che ti spiazzano in un primo momento, però la sensazione che si ha nel poterlo utilizzare poi davvero è piacevole, anche perché fondamentalmente tu vai a resumare un vecchio PC come questo. Ora vi faccio vedere la procedura di installazione perché soltanto guardando quella si ha la possibilità di comprendere quali sono i difetti di questo sistema operativo. Quindi andiamo a guardare la procedura fin dall'inizio. Allora, per creare una chiavetta bisogna andare sul sito di Neverware e installare la Home Edition che ci riporterà a un installer. Quindi scarichiamo il USB installer. Ci servirà successivamente una chiavetta, una da almeno 8 GB, che dovremo tenere con noi. Dopodiché possiamo chiudere questa procedura e avviare l'installer. Inseriamo la chiavetta, useremo chiaramente l'USB disk e lui inizierà la procedura di download, di scrittura e di verifica della chiavetta stessa in modo tale da poter essere sicuri che il lavoro venga fatto per bene. Ricordo che qui sopra ci sta Windows e Linux. Allora, vedete, parte il boot direttamente dalla chiavetta perché così è impostato il Chewy. Ok, siamo stati accolti da una pagina di benvenuto, speriamo che funzioni tutto quanto bene. Facciamo English, no, non è inglese. Ok, il menu, il trackpad sembrava non funzionare, però ha funzionato. Non funziona il tocco per adesso, quindi immagino che ci sia un click da fare. Ok, è molto lento, però si può fare. Quindi funzionano anche le gesture, quindi con le due dita sto scorrendo in questo momento. Selezioniamo l'italiano. Ok, italiano. E la keyboard, cioè la tastiera, è in automatico già italiano. Perfetto, diamo l'ok, andiamo avanti. Aggiungiamo una rete wifi. No, dovrebbe già trovarmela, mi sa che non riesce a leggere il wifi. Per fortuna ho una piccola chiavetta esterna che funziona con tutto, vediamo se funziona anche con lui. Allora vediamo, voilà, inserita, se va bene dovrebbe già rilevare il wifi, altrimenti dovremmo poi accendere da capo, riavviare da capo il PC. Ok, senza fare nulla di particolare, l'ha rilevato tutto, colleghiamoci alla rete di Alpsim. Ok, già un punto a sfavore, non vede il mio wifi, però tutto quanto il resto sembra funzionare. Qui occorre un account Google, chiaramente se non lo avete, in altre opzioni abbiamo la possibilità di creare un altro account. In questo caso io inserirò tutti quanti i miei dati. Ok, sì, seguiamo una sincronizzazione completa. Attenzione, il trackpad ogni tanto lo perdo, però è soltanto una questione, ho notato, bisogna soltanto aspettare un secondo, vedete, poi si riavvia. Oh ragazzi, ho tagliato un attimino il video anche perché l'installazione mi ha creato un problema abbastanza grave. Per fortuna quello non è un computer che io uso per, si dice, la produzione, cioè praticamente per lavorare
ma soltanto per vedere i filmetti. Però nell'andare avanti lui a un certo punto mi ha proposto dove vuoi installare il tuo sistema operativo e lì ho scelto immediatamente la possibilità di poterlo installare, pensando poi di poter anche scegliere l'hard disk in cui poterlo installare, già perché lì dentro ci sono due hard disk. Il primo è un hard disk in cui c'è il sistema operativo principale che era Elementary OS, il secondo invece era destinato al Windows. Per fortuna entrambi sono, diciamo così, poco utilizzati da me. Lui non mi ha posto la domanda su dove voler installare il sistema operativo e praticamente mi ha piallato direttamente uno dei due hard disk che a questo punto non so neanche io qual è, perché a un certo punto io non riesco a vedere più nessun tipo di partizione. Quindi se avete un solo hard disk, tranquilli, il problema è che non ve lo fa installare accanto a Windows. Il secondo problema è che ovviamente se avete due hard disk, voi non saprete su quello che lui ha scelto e quindi praticamente vi tenete il computerino così, facendo saltare tutti i sistemi operativi che avevate installato. Per fortuna è un computer che io non uso per lavoro, ma uso giusto per questi esperimenti qua. E voilà, ecco come si presenta il nostro Chrome OS. Aumentiamo la luminosità, come vedete i tasti funzionano tutti, sia la luminosità e sia ovviamente il suono. Allora, non si presenta così immediatamente, anche perché tutte queste icone qua le ho aggiunte io, o meglio, non proprio tutte. Lui di default vi lascia Chromium e la fotocamera. Tutte quante queste invece sono delle bitmap, come vedremo tra poco. Il sistema operativo è molto semplice, classico desktop, non possiamo aggiungerci icona. Col tasto destro possiamo soltanto nascondere automaticamente lo shelf, che poi alla fine è il dock che si trova qui sotto, e possiamo decidere se averlo in basso, a sinistra o a destra, in questa maniera. Successivamente qui sullo shelf, appunto, che poi è tutto quanto il cuore, troviamo innanzitutto questo pulsante che è una specie di pulsante start. Qui ci sono le app e c'è la possibilità di cercare qualcosa sul dispositivo, però come notate veniamo invitati a cliccare su questa freccetta. Questa freccetta ci fa comparire le primissime app, ma sotto c'è anche la possibilità di poter installare le altre dal suo web store, che in realtà è lo store delle estensioni di Chrome. In questo caso io, per esempio, se clicco su applicazioni ho la possibilità di inserirne una qualsiasi semplicemente cliccando al suo interno in questa maniera e scegliendo aggiungi. Nel momento in cui io l'aggiungo, l'ho aggiunta definitivamente quell'app. Come si fa a mettere nello shelf? Beh, facilissimo, basta semplicemente lanciarla, quindi si troverà qui giù in basso. Vedete, col tasto destro posso anche bloccarla sullo shelf, inserirlo in una nuova scheda oppure abbiamo la possibilità di disinstallarlo. Ecco, nel momento in cui clicco blocca sullo shelf, questa comparirà qui e potrà essere successivamente spostata nell'ordine in cui preferiamo. Ma torniamo qui. Allora, qui ci sono le applicazioni, vi ho fatto vedere come inserirle. Qui invece abbiamo il pannello di controllo. Qui abbiamo le notifiche, abbiamo la rete alla quale siamo collegata, l'eventuale Bluetooth che viene acceso o spento a seconda dell'esigenza, e vi assicuro che funziona. L'accessibilità ci permette di avere alcune funzioni tipiche dell'accessibilità presente nei moderni sistemi operativi. Qui chiudiamo questa notifica. Qui ci sarà la possibilità di disattivare le notifiche. Qui c'è un piccolo pulsantino che ci permette di acquisire questa schermata oppure un pezzo di essa, e nel caso in cui volessi acquisirla basterebbe fare semplicemente acquisisci e poi eventualmente mostrarlo direttamente nella cartella in cui esso si trova. A questo punto notiamo anche la presenza di un file manager di cui vi parlerò tra poco. Qui nel frattempo abbiamo la possibilità anche di settare manualmente il volume e di settare manualmente anche la luminosità dello schermo. Sopra invece abbiamo il nome dell'account, la possibilità di fare il logout, la possibilità di spegnere, di mettere in lock il computer o di effettuare una impostazione particolare. Quindi questo è il pannello delle impostazioni, molto semplice, in realtà è nidificato e presenta veramente tantissime possibilità. Nella sezione reti hanno messo praticamente tutto quanto quello che interessa alle reti. Attenzione, questo non è un telefono Android e non avrò la possibilità di connettere un dispositivo Chrome a questo telefono, che in realtà non è un telefono ma è un computer. Più in basso c'è la possibilità di gestire l'assistente vocale, ma la cosa più importante viene qua. Innanzitutto About Cloud Ready ci dà la possibilità di eseguire una verifica in merito alla disponibilità degli aggiornamenti, e in questo caso io ho beccato subito un aggiornamento, non ve l'ho fatto vedere perché chiaramente portava via parecchio tempo.
Per quanto concerne il file manager, invece, è simpatico e carino, si basa semplicemente sulla presenza di recenti audio, immagini, video, download e inoltre un comodo collegamento a Google Chrome. Per quanto riguarda invece le app che io ho installato, noterete che c'è la presenza di Chrome. Ok, avete visto com'è rapida nel partire? È veramente una figata perché è veramente molto veloce. Guardate, questo è il mio blog che si apre normalmente in 3-4 secondi, avete notato che è stato veramente molto rapido. Per quanto riguarda invece sempre qua giù, abbiamo la possibilità, dai, guardiamo un video su YouTube. Ok, avete notato quanto è veloce? Insomma, dà veramente soddisfazione questa cosa qua. Andiamo a vedere per esempio i video di uno YouTuber grandissimo. Questo è un video, vediamo un attimino come si vede lo streaming. Chiaramente partirà lento e arriverà via via sempre più veloce. Ok. L'audio è un po' basso, quindi lo aumentiamo. Sta girando tranquillamente a 720, vediamo come se la cava in Full HD. Ecco, in Full HD, come vedete, è ancora fluido. Proviamo ad andare al centro. Come notate, i video vengono riprodotti in una maniera veramente eccellente. Ricordatevi, ragazzi, che questo computer è un computer di 2 anni fa, e 2 anni fa era già vecchio. Comunque, avrete notato sicuramente la presenza di YouTube. Come si fa? Ok, si va su YouTube ed ecco qui che compare sempre il browser, che però all'interno contiene proprio l'applicazione di YouTube. Com'è possibile fare una cosa del genere? Per taluni siti, per esempio su YouTube, nel momento in cui una persona si reca in questi siti, compare qui, anziché questi due pulsanti, un più. Ecco, quando compare quel più, è possibile cliccarlo e in automatico viene installato una web app, come avete visto qui sopra. Allo stesso modo, per esempio, io ho attivato e ho installato anche l'Office. Chiaramente questa è un'applicazione molto pesante e in questo momento è il processore che sta mettendo in crisi questa applicazione. Ovviamente non c'è soltanto l'applicazione Word, ma ci sta praticamente tutta la suite della Microsoft perché la licenza permette di fare una cosa del genere. Per quanto concerne invece la fotocamera, ecco la fotocamera mia, adesso vi vedrete, capirete anche come giro questi video. Ok, eccomi qua, chiaramente tutto quanto un po' sto girando con lo smartphone e chiaramente tutto quanto un po' sfocato. Per quanto concerne invece sempre il reparto estensioni, ma avete visto quanto è veloce? Abbiamo la possibilità di gestire da Google direttamente altri tipi di servizio e avete la possibilità anche per esempio di utilizzare Duo che funziona tranquillamente. Beh ragazzi, alla fine il mio Chewy è pienamente utilizzabile per gli scopi per il quale è previsto, potrebbe essere utilizzabile anche con i servizi della DAD, potrebbe anche essere utilizzato per altri servizi, non proprio lui magari, ma diciamo così tutto quanto il sistema, anche perché avete visto la cam non è performante, ho paura che i microfoni non possano essere molto buoni in questo computer e quindi praticamente io lo sconsiglio lui, però il sistema dei Chromebook effettivamente è un sistema molto molto molto, come dire, simpatico, anche perché se l'istituto scolastico si focalizza interamente sui servizi di Google, beh, allora ci siamo, no? Bene, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video. Nel caso, lasciatemi un like. Mi raccomando, usate. È andata via la luce. Dicevo, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando un like, iscrivetevi a tutti quanti i miei social, specialmente a Telegram, dove racconto parte anche della mia vita e dove ogni tanto regalo qualche buono sconto che così vi capita, vi arriva e quindi lo dono a voi. Da Francesco Renzi è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!